Sand, vedi che c'è un problema. Vedi che chi vuole la fattura. E vabbè dai, che ci vuole a fare una fattura? Come che ci vuole? Vedi che è fattura fiscale, commerciale. Alla volta ti pare che è la fattura chi da de maga, va. Sì, sì, ho capito, ma tu a capire una cosa. La fattura è un semplice pezzo di carta. Dove tu ci scrivi? Ditta Felani e Martino riceve la somma di tot per lavoro eseguito. Poi ci mette partita IVA e finisce. Ce l'hai partita IVA? Quale partita IVA? Mia mamma manca dell'acqua in sale, che finiscela. E vabbè, non ti preoccupare, partita IVA su, unice numero. Tu bacia che poi all'ultimo ci scrivi unice numero. La firmi e ci facci la fattura. Ah, là tu vuoi dire un fogli carta, ma là c'è un fogli carta che è una fattura farsa. Ah, come? Ci hanno fatto una lotta all'evasione di questo periodo? Che? Mo può fare consumare tu, disgraziato. Senti, tanto, a ID non ci interessa se tu sei evasore o no. A ID ci interessa solo che tu ci fai la fattura. Che così ID poi se la scaricano e anche quando qualcuno gli dirà ma questa fattura mi pare farsa, e essi potranno ribattere. Ma a noi non interessa, perché la ditta ci ha fatto un lavoro, li abbiamo pagati e ci hanno fatto la fattura con tanto di IVA. Poi sono essi evasori. A noi non interessa, perché l'IVA noi l'abbiamo pagata. Ma chi? E se poi ha finanziato lì una fattura e c'è metà fattura mangagliano? Ma come fanno a ingaggiarti? Ma che c'entra? Non ti possono beccare mai, perché se la fattura di per sé è farsa, quando loro vanno a cercarti, ditta, partita IVA, eccetera, e non trovano niente perché non esistono, come fanno a ingaggiarti se non esiste? Non esiste, di per sé la fattura è farsa. Beh, davvero? Ma là così facile evadere? Là niente, caputo? Vabbè, là spicciamone. Perciò, ditta Falano e Martino, aspetta come scrivo, ditta Falano e Martino, per lavori eseguiti, ha poi la dichiarazione che la fattura è composta da 11 numeri, no? 11 numeri segreti che sappiamo solo neanche, giusto? Ma senti una cosa, numera Q2M? No, ma che c'entra? Non devi scrivere 11 numeri a palore. Devi scrivere 11 numeri diversi, 11 numeri da 1 a 10, va, come te la tiro. Ma sei numero su 10? Ma come fa a scriverne 11?